meglio vivere così, col sole in fronte. Mi chiamo Marco, ho 28 anni, vengo da Napoli e sono uno studente di criminologia all'Università Federico II di Napoli. Però la mia più grande passione, diciamo, è il canto, la musica, soprattutto lirica. Buonasera. Buonasera. Salve. Ben arrivato. Grazie. Quando ho l'ansia viene da balbettare. Il fatto di balbettare, diciamo che mi ha un po' reso difficile il confronto con le persone, il parlare. Sono molto teso, molto preoccupato. Mi auguro che possa comunque trovare una persona comprensiva che capisce, che mi ascolta, che possa andare bene. Sono Lavinia, ho 27 anni e vengo dalla provincia di Brescia. È in amore, non ho avuto ancora esperienze. Questa sarà la prima occasione in cui avrò un appuntamento con un ragazzo. Chissà che magari non mi cambi la vita. Buonasera. Buonasera. La mia grande passione è l'esoterismo. L'amore è molto collegato allo spirito. Infatti, secondo me, le anime si conoscono già prima del corpo. Buonasera. Buonasera. Piacere, Lavinia. Marco. Questi pure per un fiore. Grazie, prego. Gentilissimo, grazie. È bello e fresco. Sì, sono fiori veri, grazie. Penso che la persona che incontrerò al ristorante non sarà casuale, ma sarà proprio un segno del divino, dell'alto, che me la vuole portare. Posso? Saremo da voi tra poco. Questo è il potere. No, volevo... Ah, grazie, sì, gentilissimo, grazie, grazie. Bravo. E allora, siamo qua. Siamo in ballo e balliamo. Insomma, con questi capelli e ti tinti da poco. Cosa? I capelli li hai tinti da poco. Li ho tinti stamattina. Mi imbarazza tantissimo il balbettare. Io ti dirò, sono un po' teso. Comincio ad arrossire, a non guardare più in faccia, a avere il batticuore. Sì, si vede, noto, però non devi fartene un problema, tu parla. Sì, io che come mi sentissi pure giudicato. Che belle anche queste cose. Da villa, da... Sì. Non sono così afferrata con la storia, però se qualcosa... No. Di castelli, quando vai a visitare i castelli di d'oro, di... Barocco. Che anni sono il barocco? 600-700 più o meno. 600-700. Certe cose non le so, sono più spirituale che intellettuale. E pensando al mio carattere, magari all'inizio sarò un po' più chiusa. Va bene, no? Ma devi preoccupare, ognuno ha i suoi carismi, quindi non devi preoccupare. Poi man mano mi apro nel parlare, magari anche se si parla di qualche interesse in comune. Allora, sai che le farfalle sono messaggeri? Quando vedi una farfalla è un segno di una persona, forse defunta, che ti vuole comunicare la sua presenza. Le persone le sento molto bene. È tutta energia, è una questione di energia in tutto. Sì. È l'invisibile, quell'invisibile, il visibile e il non visibile, che esiste. Non è visibile, ma esiste. No, ma è come guardare oltre il velo. Capisco quando davanti parlo con una persona che ha un'apertura, capisco subito se è un'apertura mentale prima e dopo anche di cuore. Sei molto profonda. Veramente se mi parlo con te mi stimola. Sì, bello. Mi stimola molto. Ma si vede anche te, sei molto afferrato. Cioè dico una cosa, rispondo, bravo. Assolutamente, tanto, ringrazio. Siamo entrambi timidi, infatti abbiamo visto. Oh, sono un po' forse più riservato. Ti capisco, anche sono molto chiuso, infatti però parli cerco una buona dialettica.
La ragazza si dovrebbe innamorare di me, perché comunque so essere una persona fedele, che ascolta. No, mi piacciono molto i tuoi occhi, non riesco a non guardarli. Grazie, c'era un po' che verdi, ciclo verdi. Che sa esserci nei momenti in cui serve esserci. E sai cosa mi piace? Anche il sorriso che hai. Sai che cos'è? Che non sorrido mai spesso, essendo timida, sembro seria, ma in realtà è una timidezza che nasconde. Sono stata strana da ragazzina. Sono sentita sempre diversa, ma nel senso che avevo una sensibilità più spiccata. Magari con che sembro snob, ma in realtà è una chiusura, sì. Capito? È una difesa, sì, ti capisco. Non ho mai avuto corteggiatori, forse magari anche hanno visto questo lato un po' chiuso, magari non si sono fatti avanti, non, per quello che non ho esperienza. No, ma sai cosa ho capito? Che non devi giustificare nessuno. Proprio con me puoi essere guida, che so cosa vuol dire. Magari questa è l'occasione per aprirmi di più all'amore, magari pensare di meno ai temi intellettuali, ma lasciarmi andare un po'. Invece l'arte, ti piace l'arte? A me piace più o meno leggere i libri di arte antica. Mi ha colpito la sensibilità, il grande cuore, scoprire che non sono solo a avere delle passioni. Mi piace più quelli di filosofia, mi piacciono, psicologia, Schopenhauer. Sì, cioè libri di Nietzsche. Una serata molto particolare, interessante, ho molto bene la conversazione, nonostante sia stato anche in certi momenti timido, un po' impacciato, è stato, l'ha portata avanti bene.